Con mister Stefano Brotti al termine di Carrarese Fermana, mister, una sconfitta che sa di beffa, un risultato sicuramente eccessivo per quanto si è visto in campo, due gol che sono arrivati da un episodio controverso in area di rigore e poi l'ultimo quando chiaramente eravamo sbilanciati. Qual è il tuo rammarico più grande per questa partita appunto persa qui a Carrara? Il rammarico più grosso è che dopo un perfetto primo tempo in equilibrio, con una squadra sicuramente forte, dove noi non abbiamo creato tantissimo, ma loro praticamente non hanno dato un tiro in porta. E purtroppo questo episodio che ha spezzato la partita, e dispiace perché poi i ragazzi mi dicono che è inesistente, anche se noi poi dobbiamo essere bravi e andare a attaccare meglio l'uomo fuori area. Poi abbiamo provato a ribaltarla con tutte le forze, purtroppo quando la situazione comincia ad andare in negatività ne succede una dietro l'altra, il nostro migliore attaccante in questo momento fuori dopo 10 minuti, e Parodi quando c'è l'assalto finale, un altro infortunio, rimane in 10 che gli ha fatto 10 cambi, una gran parata all'incrocio dei pali su Maggio del loro portiere, insomma una catena di montaggio che non c'era mai la fine, oggi non c'è stata mai la fine. Un grosso rammarico oltre per i ragazzi e per quei ragazzi che anche oggi hanno fatto tanti chilometri e ci sono venuti a sostenere. Io quello che posso dire è che ce la metto tutta dalla mattina alla sera. La società sta cercando di tenere duro e fare le cose per bene e adesso bisogna stringere i denti, stare in silenzio come stiamo facendo, pedalare e cercare di rivoltare questa frittata con la più calma possibile, perché sennò si creano solo tensioni e si fa brutte figure ulteriori. Noi dobbiamo essere compatti e stare assieme e cercare che in tutti i modi di girare questa situazione, che purtroppo adesso non è bella, ma io sono pieno consapevole. Come dicevi tu, tutti gli eventi sembrano andarci contro, sia in campo che fuori, con gli infortuni, gli episodi che girano un po' storto. Oltre al lavoro, che hai detto anche ieri, è l'unica medicina che conosci, serve anche un po' che giri qualche episodio a nostro favore. Oltre anche, mi viene da dire, ricollegandomi al tuo discorso, all'abbraccio del pubblico che domenica nella partita in casa con l'Alessandria, chiaramente può darci anche quel qualcosa in più, perché visto il momento ci serve davvero un qualsiasi cosa a 360 gradi per aiutarci, insomma. Beh, assolutamente sì, ma di questo io difficilmente non ne sono certo. È logico che poi se si possa evitare i malumori dopo 10 minuti, un quarto d'ora sarebbe ancora meglio, ma adesso noi non siamo in condizione di dire niente perché oggi abbiamo fatto una buona prestazione, secondo me, perciò meglio di quella che abbiamo fatto sabato in casa. E se non ci fosse stato quell'episodio, magari avremmo anche avuto le situazioni per cercarle a vincere. Purtroppo sono successe un sacco di situazioni negative che ci hanno creato questa sconfitta, che secondo me non è meritata, però a venire a piangere non sono capace. Io sta settimana mi rimetto a lavorare a testa bassa assieme ai miei giocatori, sperando di recuperare qualcheduno, se no giocheremo ancora come abbiamo fatto oggi, spesso e volentieri con 4-5 giorni, perché poi e piangersi addosso non è il mio mestiere. In qualche modo dobbiamo trovare il sistema di tirarci fuori. Se i tifosi ci aiutano, e sono sicuro che lo faranno, e quando sarà il momento che faremo festa, sono sicuro che lo faremo tutti assieme. Adesso c'è da leccarsi le ferite, ma io sono il primo dispiaciuto, credimi, sono proprio il primo dispiaciuto, ma non mollo di un centimetro.